ragazze, benvenute in un nuovo video, questa volta video back to school. Finalmente ieri c'è stata la riunione alla scuola. Sapete che, per chi non mi segue, lo dico qui, Federico ha iniziato ieri la prima elementare, quindi grandi emozioni e soprattutto grande ansia di vedere questa lista fatidica di cose da comprare. Quindi non volevamo andare alla cieca, quindi comprare per poi cambiare. Abbiamo aspettato la lista ufficiale che ci è stata data solo ieri. Ieri poi appunto siamo andati anche già a comprare quasi tutto, mi manca solo un quaderno, quindi direi che c'è tutto. E niente, quindi sono euforica e contenta di mostrarvi tutto. Tra l'altro ho messo il sondaggio su Instagram, seguitemi anche su Instagram, Robertina underscore YouTube, ve lo lascio scritto qui sopra. E lì appunto spesso metto dei sondaggi, se vi va una cosa piuttosto che un'altra. Quindi insomma, tutte avete detto sì e quindi eccomi qua a registrare questo video mentre Fede appunto è a scuola. Allora, direi di iniziare subito. Allora, servivano 6 quaderni con i quadretti da un centimetro. Eccoli qua. C'era l'offerta convenienza con 5 quaderni in questo pacco. Fede ha scelto questo perché c'è il taxi e gli piaceva tanto. E poi dentro sicuramente ci sono anche altre fantasie perché vedo altri colori. Però ha scelto questo. Tenendo poi conto del fatto che sono tutti poi da foderare, cioè da mettergli la copertina a colori, quindi lui sa che dietro c'è il taxi, ma in realtà non si vedrà purtroppo perché vogliono le copertine. Però vabbè, ha scelto questo qui, quindi 5 quaderni con i quadretti da un centimetro, 6, però me ne manca uno. Poi una risma di carta da 80 grammi a 4, proprio la classica risma da fotocopie, da stampante. La carta da fotocopie è sui 3 euro, i quaderni 2,49 euro, quindi qualcosa ve lo riesco a dire. Album da disegno. Sono stati abbastanza vaghi sull'album da disegno, non hanno preferenze se liscio o ruvido, quindi l'unica cosa è che non lo volevano squadrato, quindi quelli per poi le medie, quindi un semplicissimo album da disegno. Questo proprio il prezzo non me lo ricordo, perdonatemi. Poi hanno chiesto 2 cartelline rigide con l'elastico. Fede ha scelto il colore blu e il colore verde. Poi abbiamo preso dei fogli sempre con i quadretti da un centimetro, sono 40 fogli, con il rinforzo sui buchi, perché appunto essendo comunque dei bambini piccoli si sa che girando le pagine magari non hanno la delicatezza come può avere un adulto e quindi si strapperebbero in fretta e quindi qua c'è la banda trasparente rinforzata antistrappo. Questi qua poco, 1 euro, massimo 2. Poi dentifricio della Mentadent da bambino da tenere a scuola. Poi, fantastico. Ci siamo sbagliati, abbiamo preso un sacco di confezioni di matite, vabbè, matite come se non ci fosse un domani. Allora, hanno chiesto delle matite HB. Noi gli abbiamo preso appunto il portapenne con dentro tutto il necessario. Le cose che mancavano nel portapenne gliele abbiamo prese a parte. Quindi matite HB ne ho prese 4, anche se ne hanno chieste 2 perché tanto andranno come l'acqua. E ci siamo sbagliate, abbiamo preso anche queste. Comunque sono tutte e due Carrefour, queste qua costavano abbastanza poco, mi pare 1,19 euro questa, e questa non me lo ricordo perché non so come sia finita nel mio carrello, però non so se l'ha presa anche Fede. E dice punta resistente, quindi probabilmente non ha una punta così fine, è abbastanza resistente, e ha il gommino, cioè questa qui ha il gommino per cancellare, questa qui no, questa è semplice, tanto andranno come l'acqua, ripeto. Sempre
saponino per le mani, perché hanno richiesto un sapone con, scusate i capelli, oggi non hanno un senso. Boh. Sapone appunto con dosatore che loro mettono nella loro scorta e quando ai bambini serve ne tengono uno in bagno e fanno rotazione. Temperino con contenitore, Fede ha scelto questo qui con la faccina smile, che devo dire è molto carino, molto molto carino. E ha praticamente ruota e se lo ruoti si apre la fessura per temperare e poi lo puoi richiudere. Quindi è semplicissimo, non è neanche troppo ingombrante. Passiamo al punto clou. Allora, a parte che lo devo lavare e stirare. Il grembiulino che comunque servirà dalla prossima settimana, quindi ho comunque tutto il tempo per lavarlo, sistemarglielo, stirarglielo. Un'odissea trovare questo grembiule perché al piano di sotto c'erano quelli per l'asilo, quindi sono impazzito, ho detto possibile che. Poi ci hanno detto al piano di sopra, quindi siamo andati al piano di sopra ed era l'unico. Cioè, questo è il brutto purtroppo di ricevere la lista solo il 10 di settembre, il primo giorno di scuola. Dovrebbero darla un po' prima, mandare una mail con una lista in maniera che uno abbia anche modo di cercare l'offerta migliore. Insomma, invece purtroppo ce l'hanno data veramente all'ultimo secondo, quindi la corsa all'ultimo minuto abbiamo fatto. Comunque. Bando alle ciance, siamo stati fortunati perché era l'ultimo ed era anche in offerta, quindi l'ho pagato. Oddio, non mi ricordo se 12,95 o 15,95, forse 15 ed era in offerta, quindi costava 22, mi pare. È di Spider-Man, quindi ha questo login di Spider-Man. E vabbè, l'etichetta qua Marvel perché è proprio della Marvel ed è azzurro come me l'hanno richiesto. Ovviamente è stropicciato perché è stato nella borsa, tanto da lavare e stirare. Questo è il grembiulino di Federico. E il primo sacchetto è andato. Poi nello zaino che vi mostrerò dopo perché prima lo devo svuotare altrimenti non riesco a tirarlo su. Allora, aspettate che devo capire mio figlio come ha sistemato le cose. Devo dire che è stato molto ordinato. Allora, abbiamo un mega paccone di fazzoletti Tempo, anche questi richiesti dalle maestre. Poi abbiamo gli acquerelli. Anche questi richiesti nella lista, anche questi li ho trovati, sono stata fortunata perché ce n'erano solo più due confezioni ed erano in super offerta. Mi pare 2,49 euro. Ce n'era anche un altro che aveva meno colori, forse era della Giotto, però costava tipo 4 euro. Quindi gli ho preso questi della Carioca, tanto è uguale. E anche più colori, tra l'altro, quindi tanto di guadagnato, 24 colori. Poi colla, abbiamo preso questa qui. In caso vi farò sapere come ci troviamo. Non ero molto propensa a prendere quella della Carrefour perché la mia paura è che poi non incolli bene. Mi sono voluta fidare. Pratico ed efficace, speriamo in bene. In caso si trovasse male, gli vado a prendere quella della Prit che poi a casa c'è, cioè ce ne abbiamo un sacco di colle piccole della Prit, ma loro la volevano grande, ovviamente, quindi niente. Poi spazzolino. Fede ha scelto uno spazzolino che è veramente qualcosa di spettacolare, cioè guardate questo spazzolino. È sempre della linea Carrefour Kids con come si chiama? Non Silvestro, Tom e Jerry, confondo sempre. E guardate qua, a lui gli è piaciuto perché, vedete, è davvero carino, veramente, veramente carino e l'ha voluto rosso. Lo potete trovare
qua è morbido, vi dice anche push perché vi fa sentire che è comunque morbido. Lo potete trovare giallo, verde, c'è anche da femminuccia rosa e fucsia, insomma veramente carino perché loro si divertono e lavano i denti anche un po' più con voglia, no? Perché a quell'età si sa, non si ha voglia di fare queste cose, no? Un po' noiose. Poi, portapenne. Il portapenne ve lo faccio vedere dopo perché ci va un po' più di tempo. Vi faccio vedere le pellicole che sono i copriquaderni. Vedete? Questi sono i colori che ci hanno richiesto. Non sto a perderci tanto perché sono semplicissime copertine con tutti gli animaletti sulle etichette. Anche qua Riccardo è impazzito, poverino, è stato un angelo che erano tutte lanciate, sembrava veramente la fine del mondo, un disastro, e tante copertine non avevano più l'etichetta, quindi cercavamo le etichette, le staccavamo da un altro agio. Infatti quella blu è l'unica che non abbiamo trovato perché erano tutte in offerta a 1 euro l'una. Queste qua tinta unita, cioè coprenti volevo dire, tinta unita e coprenti. La blu era terminata, abbiamo dovuto prenderla trasparente per la gioia di Fede che vedrà il suo taxi. Però i colori erano questi: bianca, verde, gialla, rossa, blu e basta. Quindi queste sono le copertine per i quaderni che vi ho fatto vedere prima. Poi c'è un quadernino piccolo che Fede ha scelto rosso, ma poi ha scelto la copertina da abbinarci blu. Vabbè, con la banana sullo sdraio, e questo qua sarà il suo diario del primo anno, perché il primo anno, col fatto che i bambini, non lo so, non sanno scrivere, eccetera, eccetera, hanno detto che basta un semplicissimo quaderno e poi dal prossimo anno arriveranno i diari, che adesso non si comprano più, ma li fornisce la scuola, quindi penso pagando, non lo so, mi informerò poi il prossimo anno, tanto. C'è tempo, però sarà obbligatorio prenderlo. E niente, quindi primo anno un bel quadernino semplicissimo e una bella copertina, gliel'ho presa perché altrimenti dura da Natale a Santo Stefano, ho fatto così. Ok, poi ultima cosina, no, ultime due cosine. Allora, c'era da prendere un raccoglitore ad anelli. Insieme a quei fogli che vi ho fatto vedere prima con i buchi rinforzati e delle buste crystal, servivano una ventina di buste crystal, hanno detto che basta, ne avanzano. Quindi, visto che appunto in questo posto dove siamo andati c'erano solo pacchi da 90, io ho 50 buste crystal che non utilizzo, quindi 20 le darò a Federico, non le ho comprate, quindi non le vedrete per questo. Il quaderno ad anelli è veramente bellissimo quello che ha scelto, anche perché Nala è un incrocio bassotto beagle e questo qui è un beagle con questa criniera ovviamente fotomontaggiata sopra, però quando l'ho visto ci siamo scoppiati tutti e tre a ridere, quindi lo ha colpito molto e ha voluto questo qui, ed è un semplicissimo quadernone ad anelli con quattro anelli. E poi, vabbè, questo non c'entra niente, non è stato richiesto dalle maestre, però Fede mi ha chiesto gentilmente se gliela prendevo, ed è scusate, una penna che vede sempre in pubblicità, che scrivi e cancella, un po' come la Paper Mate che utilizzavo io da ragazzina, quindi insomma, non ho saputo dirgli di no, non è la Paper Mate originale, ma lui in pubblicità ha visto questa e gliel'ho regalata, insomma. Ma non è richiesto dalla scuola. Poi portapenne invece ha scelto questo qui con dei prodotti dentro della Giotto, sì, sia matite che pennarelli sono Giotto, qua c'è scritto Giotto, sì, Giotto. E come personaggio ha scelto questo robot Transformers, insomma, cose da maschi. Ve lo apro, tanto comunque domani lo dovrà portare a scuola, quindi insomma fa niente. Dietro c'è scritto Cyborg, giallo e blu. E nel primo scomparto abbiamo le matite Giotto laccato
e due penne che andrò a togliere, metterò le due matite HB perché penne non ne voglio, no? Quest'anno è ancora presto. Poi nel secondo, aspettate che è incastrato. Oddio, ok. Nel secondo abbiamo, vabbè, questo per gli orari che potrei anche scrivergli, forbice a punta arrotondata, righello, questo pennarello in più che dopo ci saranno gli altri, una matita HB2 che non so se va bene, la terrò io in casa in caso vada bene, gomma bianca che hanno richiesto, questo temperino che lascio, non lo so, per emergenza, ma l'hanno chiesto col contenitore. E poi nell'ultimo scomparto ci sono appunto i pennarellini a punta fine che hanno chiesto, della, in questo caso sono della Giotto Turbo Color. Questo qua era in offerta a 9,90 euro, se vi può interessare. Lo rimetto nel pacchetto perché altrimenti Fede mi sgrida perché ci tiene a spacchettare lui giustamente. E niente, è tutto, credo. Aspettate che apro anche le altre cerniere. Sì, è tutto perché poi qua c'è la sorpresa, perché ieri ci siamo fermati all'Happy Meal, al McDonald's, contando che siamo usciti dal centro commerciale alle 9 di sera, aveva fame, quindi ci siamo fermati a fare uno spuntino. Allora, lo zaino invece che si è scelto è questo qui di Spider-Man. Allora, in realtà era messo in un posto dove non doveva stare, c'era scritto zaino Spider-Man 19,90. Io ho preso questo, ho detto figo, 19,90 anche con il trolley, perché mi dispiace sinceramente che magari se lo sfrutta appunto fino almeno in terza, e mi auguro anche di più, però potrebbe anche succedere che, non lo so, si rompa o voglia cambiarlo, mi spiace che poi magari già solo il prossimo anno si carichi tanto, e quindi ho detto magari, lo stavo dando in testa, magari con le ruotine. Quindi niente, alla fine arrivati in cassa faceva 24,90, sono andata a controllare, effettivamente era quello senza ruote che costava 19,90, però ho detto non c'è problema, cioè per 4,90 euro in più, 5 euro, non preferisco che abbia le ruotine, almeno non deve caricarsi lui. E niente, lo zaino è questo, l'ho colpito subito ovviamente perché è imponente, poi lui ama Spider-Man da anni, da quando era piccino. È carino perché ha una zip qui, abbastanza capiente, nonostante sia sottile, quindi più per fogli, foglietti, quadernini, quadernini, sì. Qua è di nuovo più capiente ancora e ce n'è un'altra. E poi c'è l'ultima, poi tutte le cerniere hanno il gancetto con il ragnetto, cioè veramente ben fatto. E l'ultima che ha due cerniere è veramente super super capiente, qua per libri, quadernoni, raccoglitori ad anelli, quindi insomma è veramente un bello zaino. Anche ovviamente la maniglia per tirare. Qua c'è un altro gancetto con il ragnetto per la gioia di Fede. Qua ci sono le due maniglie. Qua c'è un bellissimo ragno cucito, il simbolo di... Aspettate se riesco, ve lo mostro. Vedete, proprio cucito. E qua un'altra tasca che si può sfruttare. Aspettate che c'è... Ah, ok, hanno messo anche questo elastico, che se si vuole nascondere le ruote si possono mettere dentro questa copertura, insomma. Lo trovo veramente uno zaino robusto e bello per il prezzo che ha, quindi sono rimasta molto molto contenta. Niente ragazze, questo è tutto, credo di non aver scordato nulla. Spero che... Scusate il fiatone, sapete, ormai sapete.
Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia o vi abbia ispirato se dovete fare ancora qualche acquisto. Tutte queste cose che avete visto le trovate nei Carrefour. Io ho un Carrefour molto grande che è anche roba di scuola, tutto un piano solo di roba scolastica. E niente, spero di esservi stata d'aiuto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!